Dov'è il commissario per la ricostruzione? E questa è la domanda posta dal governatore Marsilio al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli in occasione della conferenza delle regioni. Il governo Conte infatti non ha ancora individuato un responsabile che si occupi specificatamente di questa enorme questione. Ho rinnovato la richiesta di una particolare attenzione unita al fatto che il governo non ha ancora individuato un responsabile univoco, un sottosegretario, un ministro o comunque qualcuno che si possa occupare del terremoto e della ricostruzione. Il ministro è stato in passato commissario delegato alla ricostruzione, quindi credo capisca l'importanza di questa figura. Purtroppo il governo Conte finora non ha ritenuto di doverla indicare. Le regioni colpite dai terremoti non hanno un referente univoco con cui confrontarsi quotidianamente. Con l'occasione ho anche fatto presente al ministro che il tema dei lavori pubblici, degli appalti, delle gare, di realizzare le opere in una regione devastata da più terremoti è particolarmente sentito, quindi la semplificazione normativa in una regione che ha una moltiplicazione di impegni per i propri uffici, per il genio civile, che non rendono oggi possibile dare risposte in tempi congrui. A 3 anni dal terremoto del centro Italia e a 10 da quello aquilano, la ricostruzione in Abruzzo procede a rilento e di ricostruzione si parlerà anche stasera a Moby Dick, la trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi che su TV6 alle ore 21 farà il punto della situazione con gli ospiti in studio. Immaginando un 100 decreti a mese a partire dalla primavera dell'anno prossimo significa impiegare 10 anni per ricostruire insomma, il territorio e tutto il patrimonio danneggiato. 10 anni a partire da oggi, da quest'anno. 10 anni a partire dai ritmi che stiamo imprimendo ad oggi alla ricostruzione. Particolare attenzione ovviamente sull'Aquila, che da quel tragico 2009 si è rimessa in piedi tra mille difficoltà. La ricostruzione privata all'Aquila ormai ha raggiunto un livello in cui l'emergenza abitativa non c'è più, nel senso che sono poche centinaia le persone che vivono ancora fuori dalle loro case. Possiamo dire che è una sfida vinta in maniera virtuosa, una sfida vinta perché il sistema riconsegnerà alla città, al paese, un territorio fra i più sicuri d'Italia, se non il più sicuro, dove c'è stata un'eccellenza per quanto riguarda la salvaguardia dei beni monumentali. E a proposito dei grandi cantieri del cratere sismico, rimane la necessità di essere vigili anche sulle infiltrazioni mafiose. Le infiltrazioni pericolose non si eliminano con le procedure burocratiche complesse, anzi lì si crea l'humus, sono maestri nell'infiltrarsi nelle situazioni complicate. Io reputo, ma è un fatto culturale, che le infiltrazioni si limitano, non si evitano, si limitano con regole semplici e controlli seri. Oggi abbiamo regole complesse e controlli a campione.